Ciao ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi parlerò di un altro youtuber molto più noto di quelli di cui ho parlato precedentemente. Ho visto comunque che questa rubrica piace, gli scorsi video hanno avuto un riscontro positivo, quindi pensavo di andare avanti con questo format, questo nuovo format, dove parlo principalmente degli youtuber che seguo e dico la mia opinione. Oggi volevo parlare in particolare di un noto youtuber che ha veramente tantissimi iscritti, quasi 500.000. Questo youtuber è uno youtuber romanista che molti conoscerete sicuramente ed è proprio Sickwolf, uno youtuber che segue lo stampo giornalistico, commenta praticamente tutte le partite che ci sono, ma lo fa in un modo non tecnico, quindi non va ad analizzare la tecnica, le analisi, i moduli, ma principalmente fa un commento a caldo della partita e dice le sue impressioni, un po' come la maggior parte degli youtuber. E nel farlo secondo me è molto bravo. Certo, una cosa che secondo me dovrebbe migliorare è che dovrebbe parlare più lentamente e scandire meglio le parole, perché spesso mette agitazione e molte parole non si capiscono. Però è comunque molto seguito e devo dire che per il resto è una persona molto brava su quello che fa. Devo dire che come intrattenitore vale molto e spesso ci riesce. Come ho detto prima, è più uno youtuber di stampo giornalistico, porta video su tutto quello che accade intorno al mondo del calcio, però c'è anche da dire una cosa: fa talmente tanti video che spesso alcuni sono poco curati. Secondo me una cosa che dovrebbe fare è cercare di portare meno video ma cercare di curarli di più. Si vede comunque che lui è uno che punta tantissimo a fare visualizzazioni, a puntare sulla quantità, anche se c'è da dire lui ha un po' questa parlantina che comunque gli permette di comunque avere un certo seguito. Comunque non si può dire che è una persona che non riesce a intrattenere, questo no, però quello che secondo me dovrebbe fare è cercare di puntare un po' di più sulla qualità, cercare di portare meno video ma che comunque siano più curati. Mi ricordo una serie che lui porta spesso che si intitola Il mercato che farei, dove praticamente si mette al posto della dirigenza della squadra, ad esempio, che ne so, e parla del mercato che farei con l'Inter e inizia a dire tutti i giocatori che venderebbe, gli acquisti che farebbe. Però ovviamente sono un po' un fantacalcio tra virgolette, perché non tiene conto di molti fattori, sono sì tanti video per, secondo me, come ho detto prima, per fare visualizzazioni, ma che poi da un punto di vista tecnico non è che porta moltissimo. Poi c'è da dire che comunque si seguono volentieri i suoi video, perché secondo me lui è bravo ad intrattenere, però poi questi sono video che non ti lasciano nulla proprio a livello conoscitivo. Per dirvi, precedentemente avevo fatto un video su Hermes Messaggero Nero Azzurro. Lui comunque quando fa un video spiega alcuni argomenti, alcuni concetti, e sono cose che poi dopo ti porti dietro, mentre Sickwolf comunque a livello conoscitivo non aggiunge niente. Quindi in poche parole Sickwolf parla di cose banali e scontate che comunque sono sotto gli occhi di tutti. Spesso diversi youtuber lo hanno criticato per via anche delle sue analisi che faceva. Principalmente c'è stato un battibecco con Ghiottone, dove Ghiottone criticava appunto la sua serie del mercato che farei, e lì ci andava anche giù bello pesante, perché appunto gli dava dell'incompetente che non sapeva, faceva dei mercati un po' fantacalcistici senza tener conto di diversi fattori, come ho detto prima. E però detto questo, quindi tutto sommato secondo me Sickwolf è uno youtuber più per una certa fascia d'età, ad esempio più per i ragazzini, anche se devo dire che gli sfoghi che fa sulla Roma quando perde, quelli li seguo anch'io volentieri. Ha diverse comunque caratteristiche positive, comunque è uno youtuber che cerca di creare una community molto legata, molto amichevole. Comunque penso sia il fondatore del fantacalcio tra gli youtuber, di diverse comunque iniziative per creare comunque un legame tra i vari youtuber che ci sono, principalmente i più noti ovviamente. Poi comunque lui è molto sportivo,
nel senso che non hai paraocchi, nel senso che comunque se la Roma vince non meritando lo ammette, non è uno di quei tifosi che magari da bar che è pro della sua squadra, quindi comunque ha un modo di fare, come ho detto prima, da giornalista imparziale. Talvolta alcuni youtuber romanisti lo hanno addirittura criticato di non essere romanista per quanto sia troppo imparziale e sportivo, perché sembra quasi appunto un non tifoso. Poi è anche vero che fa tantissimi video, come ho detto prima, dovrebbe puntare un po' più sulla qualità, farne un po' meno, però c'è anche da dire che da un certo punto di vista anche fare tanti video è un fattore positivo, non solo per YouTube, per l'algoritmo, ma anche comunque per tutte le persone che lo seguono, a cui piacciono i suoi video. Premetto che io comunque non seguo tantissimo Sequel, guardo qualche suo video, principalmente gli sfoghi, ma un altro format che secondo me è molto interessante, che trovo anche parecchio divertente, sono appunto le sue previsioni che fa sulla classifica finale di Serie A e poi i pagelloni di fine Serie A, appunto. Questi secondo me sono video che gli riescono bene, non da un punto di vista della competenza, perché certe volte nel fare le previsioni le sbaglia totalmente, però a parte questo sono video che gli riescono molto bene da un punto di vista dell'intrattenimento. Quindi facendo un resoconto finale è praticamente uno youtuber che si potrebbe chiamare telegiornale del calcio. Sicuramente dal punto di vista carismatico va bene per YouTube, perché in molti lo seguono, quindi vuol dire che da questo punto di vista non ha problemi, però ovviamente su tante cose deve migliorare. Spesso comunque commenta delle partite di calcio senza vederle. Questo è una cosa che lui lo fa per ovviamente fare più video, fare più visual, però da un punto di vista anche etico manca di rispetto alle persone che guardano i suoi video. Perché ragazzi, commenta tutte le partite di Serie A, è umanamente impossibile che riesca a vedersele tutte, quindi ovvio che su certe partite lui si limita magari a leggere il giornale, quello che dice magari la gazzetta post partita, va a vedersi le azioni salienti e poi commenta. Quindi quello che farei fossi lui è cercare magari di portare meno video, anche meno commenti delle partite, cioè cercare di non commentarle proprio tutte, porti quelle principali, cerchi di farlo con più qualità. E magari anche dei video a livello magari dove cerchi di fare dei mercati che farei, magari anche là, tenere conto di più fattori, magari cercare comunque di renderli un pochino più realistici questi mercati. E soprattutto anche quando fai video, cercare di parlare un pochino più lentamente, essere un pochino più tranquillo, perché certe volte ti mette l'agitazione. Però per il resto sicuramente è una brava persona, è comunque uno youtuber che sa intrattenere, che comunque sa fare il suo lavoro, deve solo migliorare certi piccoli punti. Poi fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!